Sarà seguito da un team di esperti coordinati dal Museo Carlo Zauli il restauro della scultura Fraternità fra i popoli di Carlo Zauli, il cubo alato di Piazza Battisti collocato al centro della rotonda davanti alla stazione ferroviaria danneggiato gravemente la notte fra il 23 e il 24 ottobre del 2016. I lavori potranno finalmente partire ora che l'assicurazione del Comune di Faenza ha messo a disposizione 11.440 euro per il recupero dell'opera, più di 1.000 euro in meno rispetto al preventivo del museo, un disavanzo che comunque non bloccherà i lavori che dovrebbero terminare a settembre. Dopodiché l'opera potrà tornare in Piazza Battisti. C'è una bellissima notizia appunto che grazie al Comune di Faenza, all'amministrazione comunale, al Museo del Territorio, che si è interessato molto, e all'assicurazione che è stata molto collaborativa, si è sbloccato un finanziamento per il restauro dell'opera. Questo finanziamento è stato erogato sulla base di un preventivo che era stato fatto, naturalmente non è completamente uguale come importo al preventivo che era stato fatto, però cercheremo di fare in modo di realizzare il lavoro. Adesso la responsabilità è nostra, nel senso che il Comune di Faenza ha incaricato noi, come Museo Carlo Zauli, di realizzare il restauro dell'opera. Lo faremo con le forze che solitamente lavorano con noi nel restauro, perché abbiamo una restauratrice che si chiama Ida Bertozzi e che ha restaura anche pittoricamente dal 1979-80 le opere di Zauli, lo faceva già con Zauli. Lo ha fatto dopo, per esempio ha lavorato nella stele che si trova ora in via Pistocchi, ma convocheremo anche le altre restauratrici che ci sono sul territorio, perché ci sono delle grandi eccellenze nel restauro e siamo consapevoli che una cosa di questo tipo non vada fatto assolutamente a cuor leggero. Quindi cercheremo proprio di avere tutta la collaborazione che possiamo mettere in campo sui saperi sul restauro ceramico della nostra città. Ecco, il danno dell'opera era abbastanza grave come danno, però il problema maggiore è sempre stato quello di ricreare il bianco Zauli. Sì, perché ci sono delle parti che nel danno si sono rovinate in maniera irrecuperabile, e quindi il bianco Zauli è uno smalto che non esiste più, c'era una formula segreta e questa formula segreta noi non l'abbiamo e siamo felicissimi di non averla, non l'abbiamo mai avuta, non l'abbiamo mai cercata. Questo garantisce anche, no, che non ci possono essere falsi in giro, perché quello smalto non esiste più. Questo però vuol dire che non possiamo reintegrare quelle parti con delle parti ceramicamente cotte e smaltate, e quindi dobbiamo intervenire da un altro punto di vista, come sempre è stato fatto in passato, a livello pittorico. C'è già un progetto invece per la ricollocazione del cubo, come sarà reinstallato il cubo in Piazza Battisti? Ci sono state riflessioni da questo punto di vista. Il proprietario dell'opera, che ricordiamo è l'amministrazione comunale, è il comune, ed è l'opera, fa parte del Museo del Territorio, il museo all'aperto del territorio, che è un museo molto importante, ha deciso di ricollocarla lì e noi siamo completamente d'accordo. Quello era il luogo scelto da Carlo Zauli. Mio padre amava quell'opera in maniera particolare, ricordo quando ci girava intorno con la macchina, no, per andarselo a riguardare, proprio perché gli piaceva lì collocato. Quindi noi proveremo lo ricollocheremo lì, cercando di lavorare noi insieme all'amministrazione comunale anche per fare tutta una serie di politiche di sensibilizzazione, perché queste cose non accadano più. È chiaro che se delle persone entrano in contatto con la ceramica si rovina, cioè quell'opera non è fatta per essere per avere il contatto diretto, no? Come in tutti i musei, le opere si guardano ma non si toccano. Federico Lega per Faenza Web TV.